Angeloni, Pinna, Callico, Giustiniani, Allegretti, Mister Giubilei, Maurizio, per la SD Borgo Quinzio, Fusari, Pandolfi, Evangelisti, Falcetti, Vittori, Del Re, Cruciani, Meir, Mariani, Di Toro, Fioravanti. A disposizione Ricci, Fasano, Di Giuliani, Mancini, Colangeli, Ippolito, Luisetto. Arbitra l'incontro il signor Mittarelli Andrea della sezione di Rieti. Mister per il Borgo Quinzio De Michelis. Dai, che Danilo! Oh, Danilo Cuccio anche. Si ringrazia per la partecipazione l'onorevole della Regione Lazio Mario Perilli. Grazie. Guarda, c'è pure Cristian Michele qua a Porto Campo. Questa è tanta roba, Sì, però una cosa, non fa fuori quelli del Borgo Quinzio. Non fa fuori quelli del Borgo Quinzio. Pure fuori. Guarda quello che ha giocato. Io no. No, ma tu l'hai fatto per giocare. Ho messo il cilato tutto per giocare. Sta a fa fuori tutti. Marciallo! Fratellini! Non dovete fastidio al fare! La curva è per te! Alla mia! Dai, eh! Ciao! A Piazzone! Con chi giochi, dai? Con chi giochi quest'anno? Emozionamento! Ciao! Ciao, zia! Ciao, zia! Tatiana! Ciao Lolli! Ciao Federico! Pallone! Palla di via! Dai Fede!
Tua fascia, bravo! Arriva. Ciao. Hai fatto una pallonata ieri. Ciao. C'è gli occhiali da vista? Dammi un po' un attimo che questi sono diventati neri. Dai, ma c'è! Sarebbe l'ideale, sarebbe
Ma fa la luce, io ti insieme a loro mi spogliano di questa è la porta, la tappa luce dalle vene, dagli acquisti. Ya, sempre ya. Taglia della Federì. Però non vuoi essere mai male. Buona mezzo. Ah, Francesco ha riconosciuto. Pepe, Marcello, ma non ci vedo, brutto giusto. Gianni. Dai. Dai. Mi dà una palla Francesco da fuori. Mettete d'accordo. Signor rigore, gli hanno fatto ripetere, gli ha parato e poi ripuntato. Sì, all'angolo, madonna, che cazzo vedi là? Andiamo a casa solo. Lungolinea! Bravo, Bravo Gigi, chiamala! No, se giochi a palla è un disastro. Io ti palla corta non lo so. Meglio giù, aia lunga giù. Andiamo su. Bravo Gigi! Vai! Thank you.
Ci mangi un po' di veloce qua, Andiamo alla linea! Che c'è? Che c'è? Ma che è Vabbè, però è difficile per caccia, cioè la finta di non sentire dopo 10 minuti. Madonna che magia qua, ancora andai, eh? Ecco lui, bella figura, doppia scelta, arriva linea, arriva. Marce, accorcia! Ma rotta il cazzo, fa gallo, mi lascio anche a piacere. Silvana, guarda, io devo andare dall'altra parte che il sole sta calando, mi dà fastidio. Marcia, guarda,
le soluzioni sono importanti. Davvero, se sei stato di là, mi dico che la Oh, quelli di Monterotondo quando gli ho detto contenti. Dico, guarda, potete rivedere la partita. Dice, ah sì, dopo mi dai l'indirizzo. Sempre dico. Tutta scappata di ispirazione, c'ho il sole in faccia tutta nera, vedi? Sì, eh. Noi li metteremo al centro, tra i due panchine, con una cosa rialzata. Sì, guarda lì da quanto fa caldo. Manco tutti per gli attoccati. Che vuoi? Ci mettiamo in sopporto. Chi? Se io come barista non mi faccio nulla. Ci penso un po' no, ma lo, che sì, preciso lo sapeva. Tu? No, io non ci ho visto a poco. È come gli esattori di casa. È uguale. Se continua così vuol dire già morire, questo è lui, no? Capito dal gesto. Ti è prima la pizza. Oh, sembri, ma davvero? Ma era per professor io, tutto il ruolo, quindi. Sì, questo è forte. Pronto? Salve, non so, che mi dico? È sabato prossimo, il 27 a Castelpietrano. Ma che mi hanno strappato il foglio per caso davanti al bar? Perché una signora pure mi ha chiamato, mi ha detto quando vieni, dico guarda che io c'avevo un foglietto, no Fausto, quando... c'avevo un foglietto messo davanti al bar che io venivo il sabato 27, dalle 4 e mezza alle 6. Del figliolo, vero? Lunedì ci sono delle faccio la mattina. Sì, va bene. Ok, inizio. No, ma no, ma che succede? L'importante è stare dentro i 15 giorni. Arrivederci, grazie professore, arrivederci. Questo lo sai che è un primario del Policlinico Umberto I. Beh, è assicurato con me. Oh, ma ho operato figlio e mi voglio dire questo. Senta, c'è un problema, c'è l'arvalino cielo. Mi piavano tutti per culo, rivieni la prossima volta, mi chiamavano, dice giovedì preparati che lo operiamo, poi mercoledì. Sistematicamente mi chiamava la sera, guardi il letto si è occupato. Ma l'avevo fatto 7-8 ore, perché mi sono incazzato, non l'avevo operato. Un giorno mi dammi da questo, mi sono di questo occupato, cioè, c'è un sacco di assicurati, non c'è niente. Dice lavoro se ti serve qualcosa, dico, lei è stato primario del Policlinico Umberto I. Dice il reparto di urologia. Io approfitto subito perché c'è questo problema. Quando voglio che te l'opero? Dico facciamo sotto Natale, dico così, almeno stai in convalescenza. Dice il 28, il 29, dico dopo Natale, il 21 che si prepari e fai chiamata sua, no? E si prepari il 28 di sette, giuro di stare qui.
alle 7 di mattina del 28, alle 5 di pomeriggio, io a casa. Ecco, sai, dice, ma noi che qui l'altro deficiente mi faceva, guardi, noi chiamiamo, e poi facevano, alla fine mi era scaduta la preospedalizzazione perché aveva fatto tutti l'esame, no? Dopo 5 mesi, se tu mi porti in barchetta, vale 3 mesi, vale, se tu mi porti in barchetta, alla fine l'ho dovuto mandare a fanculo, come l'ho detto a lui. Subito. Vedi, andate a conoscere le persone, mannaggia. Cos'è che ho pensato che ci vogliono mettere un po' di tempo? Non so se non è un polistirolo. Quindi lui tagliamo, perché polistirolo non costa tanto. E mettiamo un po' di fare aggiungere quella, se mi compriamo una quindicina, 20 pannelli, quanto cazzo li vorremmo qua? 20 pannelli, perché polistirolo non lo costa poco. E se te dice qualche giorno c'è da solo fate qua piccole, delle patatine. Dei pannelli? Ma quello precompresso, quello duro, quello è ancora meglio. Io con quello ce facevo scritte, lo sai, ce facevo scritte proprio tagliate, una ammazzatura. Ti ricordi? Loro lo sanno, ci feci la scritta Telechico Web TV. Chissà se ce l'hanno ancora. Chissà se ce l'hanno ancora. A Morricone. Vittorio. Bravo Carozzo. Non ci vado io, non ci vado io, dico, ma che tutto noi dobbiamo fare? Perché dico, lo vanno a ripiare la scritta, ma chi ha fatto lì l'avranno buttato, perché la stanno di nuovo. Che no, questo è perché lì bisogna comprare uno strumento che taglia il polistirolo. No, no, dobbiamo fare la madre. Fammi così. Perché il tuo, perché non è quella granelli. No, no, è quello fino, quello complesso. Carina, se fai il testrice di quello, sai che c'è? Per mettere un libro, come quello che sto facendo, questo è un metallo. Quindi non costa la giunzina per il libro, settimana per il libro. C'è una prima di giunta. Quando mi faccio una gara a tutti. Cosa che non riesce a andare più in giro. Corre con l'acqua! Adesso mi devo cercare che è arrivato lì. Se mi non c'è niente. Dai Antone! Ma non c'è parte io. Proprio le lettere, perché non si è organizzato tutto il mondo. Poi, di tanto, fanno un po' sponsor, che c'erano i figli, che fanno la tabletta, ci saranno tutti i problemi, tutti i ragazzini che sfidano in campo. Non è tutto fatto bene. Andiamo, Sasso, andiamo da lì, di coro! Ah, volete tu? Ah, io mi Marco Dicci! E tira se vuole, ma aspetta che non ci sono. Ma come sta giocando? Non c'è bisogno. Ma tutti che bravo! Non sanno sta bagli. Non sta bene, ancora non sta bene. Sempre loro. E due.
Guarda che le preghi tutti qua la voce io ti faccio la apri 20 secondi vado a vedere se posso arrivare e che ci mette tanto che io quando era scappa l'arbitro gli devo aprire. Un'altra volta a Fefe. Thank you.
Se c'è una bottiata qui mi dai grande, no? Non lo so, mi ha domandato Franco perché Franco. Non me la piccola allora, anche piccola. Alto.
però il segnalino non corre. Quanto ci manca a parte lì? Penso 4 minuti. 4 minuti o qualche cosa delle 2. Perché mi sta di troppo di minuto. Pasando. Fatto a Mulino, com'è? Chi sono? Il giocatore sta scrivendo l'arbitro, è fatto a Mulino. Come sta scrivendo? Che sta scrivendo? Che sta scrivendo l'arbitro? Sì. Aveva ricevuto il fallo, è cascato. Sì, ma ha detto all'arbitro, ha fatto un gesto. E' qualcosa all'arbitro, no? Bello stupido. Quello 30 euro, chi sei io qui?
Marcella, no? Ma che lo fa a giocare a fare? Lo fa? Che lo fanno giocare a fare? C'è stato tanto bello Massetti, ha fatto giocare a Massetti. Io non lo capisco. Che poi è bravo. E l'ha capito, ma tu, un rigore l'attalocchi. Fa più disastri di me. Sì, adesso questo non può giocare. Ma non ho visto che era fanno non ho visto. La doppiata di ultimo non lo fa. Fausti, te voglio ammazzare, vero? Te voglio fare, dimmelo prima, tanto me ne voglio. No, vabbè, non te volevo disturbare, sa. Per mettere all'angolo di tutto. Pericoloso, la, al massimo la stoppava, la giocava, la rilanciava, tu gliela fai, eh? Comunque noi ci fischia un cazzo, tutti a loro. Mi fischia pure a loro e non a loro. Ah, sei a razza! Oh!
poi gli da pure il calcio d'altro. No, questo è un soldi, comunque dai che gli da pure il calcio. No, appena per ridi, gli altri a dire la fatta, no? Si senti poi di niente, mo compa. Certo, questa tanto era una ripresa del cavolo, da dietro a una porta, che ripresa molto, viene male, capito? Non viene bene. Riprese vanno fatte al centrocampo, però vabbè, mo la prossima volta facciamo il banchetto. Vamo a trovare il banchetto con la scaletta, tutto regolare. Ma reggio il punto, la vittoria è dai, dai, tocca vincere questa, su. No, perché tu hai fatto uno scorso di una di poi di compagna da serratura come vuole scappare. Questa è la mia che è successo? Io pensavo era munizione. Ma venga a casa, ho finito di giocare, mancano 10 minuti ho finito. Io il documento e vengo a casa, non piangi. Oh, oh. Come on.
No, no, ma si vede, si vede. È entrato lui, ha cambiato. Ma che gioco? Ma non rischiare! No, dite e perdemo, non ci credete. Oh, va già cotto, come lì? La cosa la cotto bene. Hai visto nel senso la sbucciata? Oh! 2-1! C'è un animale? Pasti che c'è a Cellino? Fallo. Ma dai, che rischi, è cascato da solo, dai, su! Ma sei ridicolo, sei io! Porca madonna, ma l'hai calcato da solo! Sei cascato da solo, sei cascato! Ma che sei vicino, no? No, 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 Arrivo! A terra, arrivo! 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 Importante non si risponde, perché se si risponde è macello. Ma chi è? Eh sì. È troppo lento, eh? Ma quello sta leggendo. Non giochi contro i due soli, sono fissi, pieni. Ma tu da solo. Ah, l'acqua qua!
Oh, e dai, su! E non fischia un cazzo! Durai, quella è entrare. Ma tu non entrai, eh? Un altro? Ne so due. Ne so due. Ma quanto manca? Noi siamo due persone lente. Il centravanti e il difensore. Ma fai mischia! Porco la! Ma fai mischia! Allora è male! Ma se ne dico sei! Ma guarda che cazzo fa! Ma dai, su, ma che cazzo! Ma che c'è? Ma come lo ricordo? Non ce l'ha dato! Guarda che c'è, non ce l'ha dato! Laterale, cioè questo sta fuori, porco dicile, che no, dai, su, è ridicolo, l'unico di te, niente, io. Non ti preoccupare, ci pensa la società, voi state tranquilli, ora dobbiamo fare un campionato, il prossimo giochiamo per Roma, sta tranquillo, io faccio una lettera a Padacchino, gli dico se volevi vedere il video, gli dico che abbiamo il video, perché quello che è successo è scandaloso. Questo è incredibile, voi state tranquilli, voi state tranquilli, se parlate voi, va monisce, dopo non mi rigori niente. Voi dovete stare zitti con l'arbitro. Come fate? Due rigori ce l'ha, dimmi uno, due. Voi state zitti, non dite che non voglio. Poi quella stessa gamberia vai, capito? Ma tu dopo uno, poi vedete. Adesso in settimana faccio subito una settimana di protesta. Che stavo detto? Che stavo detto? Non mi vedi niente, ce l'hai. Scandaloso proprio. Non mi vedi niente io. È mio quello lento, no? Sempre lì? Allora se mettiamo un po' di stoppa a palla, che come ne fai? Guarda. Detta la cosa giusta, le cazzate le ha dette tante, ma non è la cosa giusta. Bravo Gigi, dai! Sali, la mia, cosa mi sta scoprendo? Lasciali fuori il gioco, la mia, fagli salire.